che sia davvero la volta buona? Nel 2017 il mercato del libro nel nostro paese è cresciuto del 5,8% rispetto all'anno precedente, per una cifra pari a 1,485 miliardi di euro. Lo rende noto uno studio dell'Associazione Italiana Editori presentato nei giorni scorsi a Venezia. Quello che però maggiormente colpisce è che, per la prima volta, cresce anche il numero di copie vendute, ben 88,6 milioni, con un significativo incremento dell'1,2% sul 2017. Ma dov'è che andiamo a comprare i libri? Rimane in cima alle preferenze degli italiani la libreria, che sia indipendente o di catena, ma c'è un balzo significativo degli acquisti online, oggi pari al 21,3%. In calo, invece, la grande distribuzione. La produzione editoriale, poi, è sempre più ricca. Nel 2017 gli editori hanno pubblicato 66.757 titoli. La narrativa oggi ne conta oltre 19.000, mentre nel 1980 si fermava a poco più di 1.000. E i libri per bambini, oggi stimati in quasi 10.000, erano 6.400 lo scorso anno e costituiscono un numero più che decuplicato rispetto a 17 anni fa. Nella città di Campana, a 80 km da Buenos Aires, la musica e l'arte hanno incontrato la solidarietà. Un concerto benefico organizzato dall'Associazione Culturale di Campana, dove il gruppo Ensemble Louis Berger ha donato 2 ore di straordinario intrattenimento d'autore per raccogliere generi alimentari in favore delle famiglie più bisognose della città. Un'iniziativa che ha avuto come filo conduttore le parole di Papa Francesco nel viaggio in Paraguay. Nel viaggio in Paraguay, il Santo Padre disse che l'esperienza della riduzione è un'esperienza storica di evangelizzazione, una risorsa sociale molto interessante nella storia dell'umanità rispetto all'evangelizzazione. In questa esperienza si può comprendere come anche oggi è possibile una società differente, più unita. In questi luoghi i gesuiti insegnavano agli aborigeni e in special modo al popolo guaraní in Bolivia, Brasile, Paraguay e Nord Argentina musica e anche composizione musicale. Il richiamo alla tradizione gesuita è importante anche negli strumenti utilizzati. Riproduzioni fedeli di strumenti musicali per esplorare il panorama barocco latinoamericano realizzate ad arte dal maestro d'orchestra Ricardo Masun. Sono molto particolari. Gli strumenti che usiamo noi sono molto particolari perché sono copie di strumenti storici che si conservano in America Latina. Hanno la particolarità di essere molto diversi dagli strumenti europei. Infatti, nella regione delle missioni gesuitiche non esisteva il pino e i gesuiti conobbero il cedro e lo usarono per gli strumenti.